Il nuovo bando ha due obiettivi sostanziali. Il primo è quello della tutela dell'ambiente e il secondo è quello di un risparmio sulle tasche dei nostri cittadini. E nell'ambito dei rifiuti questi due obiettivi coincidono massimamente, perché si è voluto spingere, anche a costo di qualche diciamo, critica iniziale, i nostri cittadini ad ottimizzare la raccolta differenziata, cioè a fare in modo che tutto quello che va nel secco residuo diminuisca di settimana in settimana attraverso un'attenta raccolta differenziata, perché quello che conferiamo nelle discariche come secco residuo è quello che costa in assoluto di più. Il nuovo appalto mira alla riduzione dell'indifferenziato, alla massimizzazione della raccolta differenziata, perché questo è un fatto economico, ma è soprattutto un valore culturale al quale dobbiamo spingere la nostra città e soprattutto i giovani, perché significa soprattutto rispettare l'ambiente in cui viviamo e in cui vivranno i nostri figli. C'è un'app, c'è un sito dedicato, nuovi mezzi, nuova strumentazione a disposizione. Abbiamo messo a disposizione dei cittadini praticamente un'applicazione scaricabile sui vari siti, sui vari store, Play Store e Apple Store, dove praticamente una persona, il cittadino può, scansionando il codice a barre di qualsiasi carta di brioscina o qualsiasi cosa, l'applicazione gli dice dove va buttato. I cittadini potranno andare a prendere i mastelli nel centro di Viale Canada, sono a disposizione di tutti, quindi una persona può andare a prendere tutto il carrellato dei mastelli presentando il codice fiscale. Quelli dedicati alla raccolta sono veicoli a metano o Euro 6. I mezzi dedicati allo spazzamento sono un misto di alimentazione a metano e veicoli elettrici. In questo modo tutti i veicoli che per raccolta e pulizia della città girano materialmente su San Salvo producono una quantità di CO2, quindi di inquinanti, molto molto bassa.